Vabbè, facciamo come se nulla fosse. Cosa si aumenta oggi? La forza. Vabbè, sappiamo già tutti che andiamo ad aumentare. Dobbiamo iniziare a pensare di comprare un po' di incensi. Devo vedere quanti cristalli ci constano quali incensi. A questo punto sarà sicuramente una spesa, ma sicuramente un investimento. Sento la gente che parla. Diranno che Ryoji non viene più a scuola, quanto ci fai? Ho sentito da alcune persone che la sindrome apatica non è nulla di cui preoccuparsi. Anch'io l'ho sentito, lo dicono per tranquillizzare la gente, vero? Credi che sia una specie di religione? Capisco cosa intendono comunque. Non scherziamo, credi a quell'idiozia, è una truffa. Più che una truffa è consapevolezza della fine ormai. Aegis non c'è, Yukari non c'è, Junpei è lì. Un punto esclamativo. Chi è che mi aspetta? Richieste, guarda, immaginavo. Allora, che cos'hai per me? Una persona con auto Maruku. Madonna mia. Te, fatto. Portami il mio regalo di Natale. Quanta avarizia. Il Natale ha messo tutti di buon umore di recente. Si dice che in questi periodi si possa persino ricevere un regalo. Pare che un personaggio chiamato Babbo Natale voli in tutto il mondo portando doni a chi si considera buono. Ma non ho ancora ricevuto il mio. Sono convinta che si sia dimenticato. O peggio, che si sia perso. Posso chiederti cortesemente di ottenere il mio dono da questo Babbo Natale? D'accordo. Portami una spada e recupera il rapporto dei progressi. Quindi c'è ancora roba da prendere. Giusto, dobbiamo tornare a scuola. Il periodo Sengoku. Devo vedere se la spada che mi ha chiesto è quella che volevo fare a Junpei. Dal tuo sguardo vedo che stai diventando più forte. Chissà se è merito delle tue persone. Spesso una persona viene evocata con un profondo tormento, ma forse non tutte sono malvagie. Beh, buona lotta. E se ti serve qualcosa che posso procurare, ti fai pure un salto. Grazie signora. No, lama di Kangdi. Ci rendiamo conto che Koromaru ha gli equipaggiamenti migliori di tutti. Magia 7 e potenza oscurità. Iniziamo da Junpei e prendiamola anche a Mitsuru. Vediamo cosa succede alla stazione di Watodai. Tutto a posto? Ehi là, ti sembrerà una richiesta improvvisa, ma vorresti essere Babbo Natale? Che intende dire? Che resti tra noi, ma sono io quel Babbo Natale che avere desideri dei bambini a Natale. Beh, quando sono vestito così non è evidente. Sto cercando qualcuno che mi aiuti con i miei doveri natalizi. È un lavoro speciale, ma sono sempre a corto di gente. Che ne dici? Vuoi provarci? D'accordo. Fantastico, diamoci da fare, ma prima una domanda. Vuoi dimostrarmi di aver fatto una cosa buona per il mondo? Ho fatto una cosa buona per il mondo. Se salvo qualcuno da un luogo pericoloso, forse apprezzerà il mio gesto. Ora che ci penso, ho ricevuto una lettera di ringraziamento da una persona scomparsa che ho salvato. Volevi mostrarmi qualcosa? Ho mostrato una lettera di ringraziamento alla persona che diceva di essere Babbo Natale. Ah, capisco. Quindi hai salvato una persona scomparsa. Rischiare la vita per aiutare gli altri non è da tutti. Fantastico, hai superato la prova. Ecco, prendi. Cappello natalizio. Congratulazioni, ora sei un Babbo Natale ufficiale, ma per gli apprendisti c'è solo il cappello. Allora, partiamo subito col tuo primo compito. Consegna questo a qualcuno che ne ha bisogno. Regalo di Natale. Oh, il lavoro di quest'anno è già concluso, puoi iniziare a impegnarti per il prossimo. Beh, ci rivedremo quando sarà il momento. Buon Natale. Oh. E vai. Vedi perché dico che questo gioco è mega sbrigativo nelle missioni? Cioè, mi ha detto subito dove trovare il tizio, fatto, finito, ecco qua il tuo regalo di Natale prima di Natale. Ah, finalmente mi hai portato il mio regalo di Natale. Allora, senza altro indugio, Elizabeth ha preso non il regalo, ma il cappello di Babbo Natale e l'ha indossato. Capisco, bisogna diventare Babbo Natale per entrare nello spirito. Immagino che l'esperienza stessa sia il dono più prezioso di tutti, vero? Ecco a te il vero regalo. Oh, davvero? Chiedo perdono. Devo però dire che questo cappello mi piace molto. Tieni pure il regalo. Considera un regalo da parte dell'unica Elizabeth Natale. Scatola d'incenso. Ecco la tua ricompensa. Rubino, oh, grande. Scatola d'incenso. Guarigione istantanea. Non è male, ti dirò. Ti dirò che non è male, sai? Potrebbe essere una buona alternativa. Però ho visto che c'è anche roba nuova da Rafflesia. Andiamo a vedere. Germoglio di erba semplice. Ci impiega anche meno del pomodoro. Cambia caratteristica a seconda del trattamento. Perché mi sa di qualcosa che potrebbe aumentarci le stat delle nostre persone? Dammene un po'. Dai, oggi nuovo studente. Ti stavo aspettando, Phoenix Dono. Andiamo nell'aula di economia domestica. Andiamo. Cucire è divertentissimo, cucirò tantissimo. Kagari Nubes. Soste Tachimachi Matsuri Nubes.
È sempre un bene saper fare cose nuove. Ma perché no? Siamo a dicembre, effettivamente. Mi spiacerebbe un po' dirgli di no. D'accordo, andiamo. Forza, andiamo allora. Tomodachi. Sai che non li ho mai assaggiati. Vorrei provarli un giorno. Mi fa piacere che ti piaccia. Sono perfettamente d'accordo. Il Giappone è un gran bel posto. Beh dai, è comunque un'esperienza. Ma sì, vedrai che ce la farai. Beh, se non sbaglio, tra l'altro non ci siamo andati neanche mai noi, quindi tanto vale. Dai, mi fa piacere, sembra essermi grato, sento che il nostro legame si sta rafforzando. Nostro poveraccio, arrivato a dicembre, non si è fatto degli altri amici. Tra l'altro mi chiedo, se le sta portando dietro tra l'altro il saluto dell'altra volta. Se noi non ci avessimo mai interagito durante la gita, cosa ci avrebbe detto? Ehi! E se tutto quello che è successo ieri fosse stato solo un sogno folle? Mi sa di no, eh. Mi spiace, ma mi sa proprio di no. E in realtà... Junpei, vai di sopra a leggere, maledizione. Cavolo, guarda qua. Tutti i perduti stanno aumentando di giorno in giorno e anche, effettivamente, lo sporco in giro sta iniziando ad accumularsi. Oggi aumentiamo l'agilità. Allora, che dite oggi? Hai sentito dire Oji-kun della seconda F? I suoi genitori sono stati trasferiti di nuovo, per cui non lo vedremo più. Oddio, davvero? Ecco perché ieri era assente. Chi avrebbe immaginato che ci sarebbe integrata così bene appena in un mese? Incredibile. Che ne sapete voi, eh? Guarda, a livello di storia ora passerei il tempo con i nostri companion piuttosto che con altra gente. Oggi andrei con Mitsuru. Dai, cerchiamo di passare il tempo in modo divertente. Andiamo. Grazie, è nell'area commerciale, quindi non dovremmo metterci molto. Mi incuriosisce da un po', ma non sono mai riuscita ad andare da sola. Beh, sì. Effettivamente. E allora perché non li provi? Il problema è che questa li fa senza i takoyaki, quindi... Goten-shu, sumanai ga... E perché non l'hanno fatta parlare, scusami? Gnammete, adesso si scotta. Ah, strano. Ma scusami, ma... Cioè, ma scusami, questa qua fino ad oggi non ha venduto i takoyaki col polpo mai e adesso c'è davvero il polpo dentro. Ma che stronza. Ma... Guarda, diverso no, ma è cresciuto. Dopo la morte di Shinji, per forza.
Direi di sì. E sei felice di ciò? それは嬉しいさ。これまでのことを思えば誰だって。えべ。振りかかった運命に惑わされる時もある。でも、秋彦のやつは体験を強さに変えようとしてきたんだ。大したやつさ。それに秋彦を見ていると自分自身に対していろいろと思うよ。何なんだろうな、この感じは。 È canonico che loro due stiano assieme alla fine, dai. Forse magari si è innamorata. Nah, lei non è una cotta per lui, però. Mitsuru sembra avere molti pensieri. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Eh beh sì. Di storia suo padre è appena morto, quindi se anche solo mangiare fuori la fa stare meglio. Come no, certo. Non ho sentito nulla io proprio. Quando vuoi. Ho deciso di tornare al dormitorio. Secondo te? No, come non detto. Non ha senso chiedere certe cose. Hai paura? No, non è paura. Mi sento come se non riuscissi a metabolizzare gli ultimi avvenimenti. Pensavo di essere diventata più forte dopo quello che è successo a mio padre, ma... Eh beh, prima la morte di tuo padre, poi la morte di tutti. Ci credo anch'io, tesoro, che non è facile. È veramente assurdo che ormai, arrivati a questo punto del gioco, tutto quello che puoi fare la sera è semplicemente andare qua. Puoi andare anche a lavorare, per carità. La magia, wow, incredibile. Vediamo cosa vendono oggi. Oggi vi offriamo un set di frutta di lusso. Avete presente quei frutti costosi che di solito non potete permettervi? Beh, oggi abbiamo una grande offerta. Iniziamo con mela Ogyoku. Ne riceverete 3. Queste splendide mele non si trovano in un mercato qualsiasi. Ma aspettate, non è tutto. Aggiungo anche un mandarino e ranja. Indovinate la quantità? 2. Lo compro proprio perché è un oggetto unico, ma non mi aspetto nulla di che. Comunque percepisci quanto la situazione stia peggiorando dal fatto che la spazzatura la trovi anche al tempio. E i templi di solito sono zone molto curate, molto tenute bene, anche qui nel parco, guarda. E ormai, visto che confidente domenicali non ne abbiamo più, tutto quello che ci rimane da fare, ovviamente, sei tu. Oh. Oh, Star, devo fare un po' di acquisti, vieni anche tu. Mio fratello mi ha chiesto di prendergli della nuova musica, ma non me ne intendo per niente, mi farebbe comodo il tuo aiuto. Dai, passiamo il tempo assieme. Oh, grandioso. C'è un negozio di musica a Paloni, è vero? Ti dispiace se ci andiamo? Io devo finire di allenarmi, non ci vorrà molto. È da un po' che aspetto, ma Yase ancora non è arrivato. Vediamo. Aspetterò un altro po'. Magari arriva ora. Yase non è ancora arrivato. Ammazzerò un po' il tempo. Yase non è ancora arrivato. Beh, proviamo ad aspettare ancora un po', magari adesso arriva. Ecco. Tranquillo, non c'è problema. Abbiamo aspettato per nulla. Allora scusami, qual è il problema? È più importante quello. Ma no, quello no, non è vero. Ma no, sono sicuro che lei ti direbbe il contrario. Grazie a te di avermene parlato. Yase sta attraversando un periodo davvero difficile. Yase si è aperto con me e sento che il nostro legame si è rafforzato. Vai tranquillo. Si è fatto tardi, sono tornato al dormitorio.
Ogni giorno adesso c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire sulla situazione. Oh, sei tu. Scusa, stavo solo pensando. Mi chiedevo, se un giorno lo incontrassi di nuovo, cosa direbbe Shinji di me? E che cosa direbbe? Scommetto che non direbbe niente. Mi tirerebbe un pugno prima di riuscire a scambiarci una parola. Ha un gancio destro pazzesco, farebbe certamente male. Junpei? Junpei, vai a leggere, per favore, vai su a leggere. Una roba devi fare, Junpei, che cacchio. Vabbè, vediamo cosa aumentano oggi. Oh, oggi ce ne sono addirittura tre, posso scegliere. Forza, agilità e magia. Direi la forza, sai? Ah, se solo aumentassero anche la fortuna. Non ti dico la resistenza, ma almeno la fortuna. Buongiorno. Stanno accadendo cose assurde, eh? E nessuno ha voglia di parlarne. È comprensibile. Già. Non riesco a smettere di pensarci, anche se dobbiamo comunque fare del nostro meglio a scuola. Eh beh. Ti pareva che oggi non c'era un'interrogazione? È già dicembre? Siamo quasi a fine anno. Non rovinate quest'ultimo mese con la vostra pigrizia, ok? Oh, giusto, gli esami inizieranno lunedì prossimo, ma non ci sono già stati poco tempo fa. Gli argomenti dell'esame inizieranno da pagina 160, e inclusa anche la lezione di oggi. Vediamo, che ne dite di spiegare la definizione di allotropia? Proprietà per cui alcuni elementi presentano più forme chimicamente identiche ma fisicamente distinte. Sono riuscito a spiegarmi? Beh, l'allotropia è molto comune, più di quanto possiate pensare. Come nell'ossigeno, ad esempio. Ho sonno? Ma strano. Vediamo se sa di cosa parlo, Star. Come si chiama la fascia atmosferica di molecole composte da tre atomi di ossigeno? Lo strato di ozono. Wow, molto bene, di sicuro passerai l'esame. Come se avessi problemi. La molecola di ossigeno è vitale per gli esseri umani, ma l'allotropo dell'ozono è particolarmente necessaria per la vita sulla Terra. Sapete che lo strato di ozono assorbe le radiazioni ultraviolette nocive, vero? Purtroppo per via dello stravolgimento climatico c'è sempre meno ozono a proteggerci. Io credo che non dovrò preoccuparmene, ma voi ragazzi probabilmente sì. Madonna mia, non sei così vecchia, anzi sei anche carina. Dobbiamo essere più rispettosi dell'ambiente per il bene della vita sul pianeta. Hai ragione lei. Allora, wow, non c'è nessuno in classe? Non c'è nessuno in giro? Ah beh certo, perché ci sono gli esami ora. Però c'è Mitsuru. A lei frega. Cacchio, però effettivamente se non c'era Mitsuru adesso noi cosa facevamo durante gli esami? Beh, in realtà ci rimane fuori Ayase. Mitsuru, beh, mi sembra un miracolo. Forse perché è un genio anche lei, quindi può permettersi di non studiare. Giusto, il professore. Cacchio, me lo stavo dimenticando di nuovo. Ti prego, fa che ci sia. No dai, ti prego. Oh, si è già uscito. No, e che palle pure lui. La professor Toriumi è già andata a casa. Non si capisce nulla del registro. E meno male che insegna scrittura. Questa sintassi è un disastro. E i simboli di lato? È una specie di faccina. Quando si deciderà a crescere? Nanda. Star, perché non hai detto nulla? Non crede che la gente ti terrà sempre la mano quando sarà nel mondo reale? Allora, cosa vuoi? Sembra che la prof Toriumi abbia lasciato il lavoro a metà. Il fatto che sia la responsabile della classe non fa che ostacolare il vostro percorso di apprendimento. Non indovinerai mai cosa ha detto l'altro giorno durante la riunione dei professori. Penso di ritenere che non è sbagliato ciò che stavi dicendo. Ma che vuol dire? Che non si capisce niente se si esprime così. È per colpa di insegnanti come lei, che non posso incolpare troppo voi giovani per come parlate. Ora ascoltami bene, tanto per cominciare, la forma corretta è... Oh no. Oh prof, quando è che si farà vedere? Voglio finirla sta cacchio di cosa. Non sembra che il professor Ono ritornerà, ma va? Davvero? Seconda cosa, andiamo a vedere gli incensi quanto ci costano. Allora, la signora ha solamente l'incenso della fortuna più 2. E io ti direi che quasi quasi, se il topazio non è indispensabile, e mi sembra già di no, è roba già vecchia. Vecchia il topazio. Tranne per le scarpe tanta roba. Sai cosa? Facciamo un po' di incenso della fortuna. Perfetto, 60 di fortuna Siegfried. E perché no, usiamo anche quelli del potere, dai. Però facciamo gli schifosi, non me ne frega niente. Perfetto, 98 di attacco. Non mi andava di sprecare l'ultimo da 3 per arrivare a 99. Basta, Siegfried. Best persona che abbiamo costruito. Allora Mitsuru, oggi devo fermarmi in biblioteca per studiare economia aziendale. Potresti aiutarmi se non hai impegni, ovviamente. Andiamo allora. Grazie, lo apprezzo. Detto questo, credo di sapere dove trovare ciò che cerco. Non dovrei metterci troppo. A dire il vero, chiederti di venire era solo una scusa. Spero di poter parlare dopo. Andiamo pure allora.
Beh sì, tu ti stai per diplomare. Porca troia, sì. Madonna mia, sì. Tu non hai idea di quanto ancora oggi io a volte ripensi ai tempi delle superiori. Comunque, è successo qualcosa? Eh beh, ci credo, con quello che stiamo passando. Però qua già lei parla della scomparsa del padre, il che mi fa pensare che o il suo confidant a questo punto rimane bloccato fino a che il padre non muore, parlo di un New Game Plus, oppure lo sblocchi apposta subito dopo che muore il padre. Eppure noi abbiamo sempre avuto la possibilità di parlare con lei se avessimo avuto 6 di intelligenza, cosa che ovviamente nella prima partita non è possibile. E forse avevo anche ragione a pensare che il gioco ci bloccasse apposta per evitare che arrivassimo a 6 di intelligenza prima di questo evento. Di che tipo? Significa davvero tanto. Per me il matrimonio è solamente amore. Tutto il resto non è vero. E tu hai qualcuno che vuoi sposare? Punto di domanda. Beh, invece dovresti, se no non crescerai mai. Il loro, non il tuo. Ho capito. Mancava la base. Beh, onestamente capisco amarsi poi col tempo, però di solito è una roba al contrario. Tu hai un ragazzo per caso? Magari lo tieni nascosto, no? Guarda, non mi sorprende, non sapevi manco cos'era un hamburger o un takoyaki, quindi... Scoprire che non sai cos'è il vero amore non mi lascia sorpreso, tesoro. Andiamo, tanto viviamo assieme. Abbiamo lasciato la biblioteca e siamo tornati al dormitorio. Oh, ciao. Perché non cerchiamo tutti di tirarci un po' su? Buona idea. Grazie. Scusa, credo di essere io quella che si sente più a disagio al momento. Junpei? Vai di sopra, maledetto. Vai di sopra. Magari non ci va fino a che non torna Aegis, non lo so. Oggi c'è solamente quello della forza. Per quanto ormai Sigrid sia perfetto, anche lui, se gli boostiamo un pochino la forza, schifo non fa. Buongiorno, Star-kun. Hai preso una decisione riguardo a... Hai presente, no? Da una parte ti direi di sì. Da una parte ti direi che l'ho già presa la mia decisione. Capisco, sei davvero forte. In tutta sincerità io ho molta paura. Mi chiedo come passi per la testa degli altri. Persino Madakun sembra turbato. Onestamente, non voglio arrivarci adesso a dirla la mia conclusione, ma una decisione già ce l'ho in testa. Allora, qua c'è solo Bunkichi, quindi qua abbiamo solamente Mitsuru, che direi approfittiamone. Guarda, non ci speravo, ma tanto vale sfruttarlo il tempo con lei. Ma prima andiamo a duplicare una carta. Speriamo che il professore sia qui. Ti prego. Ti prego. Oh, è già uscito. Che palle. Accidenti, è successo di nuovo. Quando è la prossima lezione alla 2F? Oh, Star-kun, come va? Oh, lo so, mi hai portato una torta, eh? Non vado pazzo per il Mont Blanc, ma tutte le altre vanno benissimo.
Non era quello che volevo dire, però ehi, arrivi giusto in tempo. Ho dimenticato di spiegare una cosa nell'ultima lezione e stavo andando a dirlo alla classe. Se non lo faccio riceverò un rimprovero. Non è facile insegnare. Se te ne parlo adesso potresti spiegarlo tu a tutti gli altri. Non devi scendere troppo nel dettaglio, roba simile. Oh, vuoi un po' di anguria la prossima volta che mi avanza? Ma certo. Continuo a sentire gli sguardi di quel bacchettone di coda. Cavolo, dovrò pensarci io. Beh, tanto vale che provi la lezione con te. Insomma, mi pare chiaro che non la farei al posto mio, no? Ho ascoltato la lezione del professor Toriumi. Era meglio se diceva Di Maia, perché tanto, come dire che non lo sappiamo. Quel maledetto del professore. Allora, Mitsuru, andiamo. Arigato. Grazie. In verità, un comune amico mi ha detto che dovrei uscire e rilassarmi. Normalmente avrei liquidato l'idea, ma ammetto che questa volta potrebbe aiutarmi. Dunque, andiamo. Andiamo. Sì, è veramente facile, hai visto? Oh, a me fa piacere che comunque lei si sta aprendo al mondo. Ma certo, mica devi essere in prima fila. Disse la ragazza ricca. Sono felice che ti sia piaciuto. Ma tra l'altro, scusami un attimo, ricordo io male o eravamo anche andati al festival del cinema con lei? Scusami, volevo andare a vedere un film, ma se non ricordo male quest'estate eravamo andati noi due. Che tra l'altro sta cosa della moto è una roba talmente ormai vecchia che neanche me la ricordavo più che lei la guida. Comunque lei a guidare una moto? Ma non saprei. バックアップに使っていたのは君も見たことがあるだろ。でもあれは元々そのために手に入れたんじゃないんだ。バイクがあれば一人で気軽にどこへでも行ける。自由にならない身の上に対する私の支えかな抵抗だよ。まあ、sì。シャドウに壊された時、手放そうとも考えたが、結局オーバーホールに出した。ah, non vedo neanche il motivo per buttarla via. Facciamoci un giro allora. Perché no? Come preferisci tu? Oh, sto per morire, tanto vale che faccio esperienze, no? Mitsuru ha espresso il suo apprezzamento, sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Oh, meno male che ci sono gli esami, almeno la stiamo portando avanti veloce veloce. È molto probabile. Tutto il tempo che vuoi. Ho passato il tempo con Mitsuru, poi sono tornato al dormitorio. Dai, oggi che ci ferma? Secondo me Amada ci dirà qualcosa adesso. Vediamo. Oh, il pacco, è vero. Vediamo sti frutti come sono. Quindi il mandarino cura l'alterazione di tutti gli alleati. Ripristina del tutto gli HP di tutti gli alleati. Ne è valsa la pena. Sono un po' poche, ma ne sono valse assolutamente la pena. Vabbè, visto che non abbiamo niente di che da fare, andiamo con Koromaru. Magari incontriamo qualcuno. Era da un po' che non la vedevamo, però, eh. Era da un po' che non la vedevamo, piccolina. Stai tranquilla, non morde. Me ne vado. Vai tranquilla, è un bravo cucciolo. Nah, tra l'altro ho appena visto che non ci sono più i fiori sul palo. C'è solamente spazzatura in giro. Peccato. Mi spiace che abbia paura dei cani. Io. Ehi, Star.
Anche se stiamo per guardare la morte in faccia, andiamo ancora a scuola come se nulla fosse. È surreale. No. Prima o poi dovremo prendere una decisione. La scadenza si avvicina persino in questo istante. Spero solo che faremo la scelta giusta. Te l'ho detto, io... la mia mezza scelta già l'ho fatta. Oh no, ancora lui. Bene classe, a breve ci saranno gli esami finali. Cominciamo. Tokami e Mimietame. Non so se l'ho detto mai giusto. Oggi finalmente vi parlerò della magia del nostro paese. Penserete di sapere già abbastanza, ma secondo me c'è tanto che ancora non conoscete. Ormai sempre più persone credono che la magia sia un argomento discutibile, ma ciò che viene messo negli angoli della società odierna un tempo era fondamentale. Mi si potrebbe dire persino che il Giappone fu creato proprio grazie alla magia. Dopotutto la regina di Yamatai Koku, Himiko, era una sciamana. Pare che utilizzasse un tipo di sciamanesimo chiamato Kido per governare. Purtroppo non abbiamo modo di sapere come funzionasse la sua magia. Lo stesso vale per il principe Shotoku, che stabilì un governo centralizzato. Praticava lo Myodo, quindi in un certo senso anche lui era uno sciamano. Con origini del genere, la magia è stata naturalmente intrecciata dal tessuto del Giappone stesso. Nel periodo Heian, per esempio, ma che palle sti nomi, non riesco a pronunciarli, fu creato lo Yorno, nel quale gli Yomyoji scacciavano gli spiriti maligni, davano consigli spirituali e addestravano nuovi praticanti. Forse ne avrete già sentiti parlare della leggenda di Abe e Nosameimi. Persino nell'era dei samurai, i maghi avevano un ruolo importante. Potremmo considerare dei maghi anche molti generali che studiavano la divinazione delle strategie militari. Mi state ascoltando? Non vi avrò mica ipnotizzato. Ecco una domanda per vedere se eravate davvero attenti. Se sbagliate, vi proibirò l'uso della parola che usate spesso. Sì, certo. Chi potrei? Sì, guarda. Vai, vai. Quale stregoneria si dice abbia usato Himiko? Il Kido. Molto bene, ringrazio il Tokutodama per questo. La facilità d'accesso alla magia per i cittadini giapponesi proseguì fino al periodo Edo. Ma tra l'altro stavo pensando, è da un sacco che nessuno fa più domande a Junpei e che lui ci chiede consiglio a noi. Ma il nuovo governo formato durante la restaurazione Meiji fu debellato. Lo Shinto Tsuchi Mikado, che era tornato in vita da poco, svanì nuovamente. Spero che in aula professore adesso non ci sia anche l'infermiere, ti giuro. Ti prego, fa che sia arrivato. No, e che palle. E quando lo becco a quello? Devo andare, non c'è tempo da perdere. A passo spedito, ci vorranno 7 minuti per raggiungere la stazione. Ma si considera la velocità con cui il treno si ferma, forse 3 minuti non bastano. Ah, giusto, stasera tocca a me preparare la cena, quindi altri 12 minuti per fare la spesa. Se compenso la pressione con cui schiaccio le patate sarà più efficace. Se il diametro medio della patata è di circa 12 cm, allora... oh, lasciamo stare, non vale la pena tornare a casa, resterò a scuola. No, no. Oh, ciao Star, vuoi passare la notte a scuola anche tu? Stai cercando il professor Ono. Ora che me lo fai notare, da un po' che non vedo quell'elmo. Oh, quell'insegnante. Non ho nemmeno tempo da perdere per cercarlo, quindi riprova più tardi. Comunque quel suo elmo è davvero un capolavoro. Non lo direi mai davanti al professor Ono, perché poi non smetterebbe più di blaterare, ma è davvero ben fatto. La curva della parte alta è un arco ideale per assorbire gli impatti. Un arco del genere può assorbire il 48% di un impatto proveniente dall'alto. Per non parlare dei materiali, non è solo uno spesso blocco di metallo, anzi è estremamente sottile, presenta degli strati di canapa che aggiungono ulteriore praticità. Vabbè, lezioni gratuite. Ecco il motivo, visto? Non è un oggetto splendido. Oh, l'origine, non ne ho proprio idea, i dettagli archeologici non mi interessano. Come cavolo dobbiamo fare per sto maledettissimo elmo? Allora Mitsuru, che vuoi fare oggi? Vuoi ancora andare in biblioteca, eh? Andiamo allora. Capisco, sei uno studente molto diligente. Beh, ci sono gli esami. Dah, forse quello è un problema. Tutto a posto? Ti serve una mano? Ah, è solamente pensierosa, come darle torto. Dicono spesso che il matrimonio è la tomba dell'amore, ma chissà se è vero. Più va avanti la sua storia e la parte dell'eredità, più vedo tante similitudini con la storia di Haru, che ovviamente viene dopo e che quindi ha preso spunto anche da questo. Uguale identico a cosa succedeva con Haru.
Sacrifici tipo sposarti con qualche stronzo? Non sembra una buona cosa. Ti pareva. Molto più vecchia addirittura. Secondo me dovresti rifiutare, vaffanculo. E quello che vuoi tu invece? Beh, certamente non lo potevamo sapere. Invece dovresti. Se posso, ti aiuterò. Ehi, sto per morire. Posso fare quello che voglio. Che mi frega se mi arrestano. Muoio fra 2 mesi. Mitsuru sembra combattuta. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. E perché ti stai innamorando? Perché ti stai innamorando di me? E perché ti stai rendendo conto che quello che stai per fare è una stronzata? Vai pure. Dopo aver salutato Mitsuru, ho deciso di tornare al dormitorio. Ehi, bentornato. È già passata una settimana da quando Ryoji ci ha detto tutto. Non ho dormito per 3 giorni. È strano essere così spaventati. Anche gli altri hanno paura. Già, mi sa che hai ragione. Sai, secondo me non capisci mai quando dai per scontato la vita, finché non vedi un reale rischio per perderla. Non credo che si possa capire davvero una cosa del genere finché non la si prova. Ah, Junpei, vai su a leggere. A proposito di leggere, ci sarebbe da studiare, ma... Allora, potrei farlo. Potrei farlo giusto per vedere la scena, ma... Possiamo occupare il tempo in 1000 modi diversi ormai. Che poi, 1000, per carità. Andiamo sempre o in sala giochi o al computer. Quindi... Ehi, però i topazzi posso comprarli. Facciamo una 20, dai, non si sa mai. Aumentiamo la magia oggi, eh. Ehi, mi aspettavo una chiamata. È da un po' che non ci sentivamo, Ovviamente. Beh, non so quanto alla gente gliene freghi qualcosa di entrare, però... Vedremo, probabilmente aspetterò come al solito fino a che non scompare qualcuno prima di entrare. Yeah. Buongiorno, come se la passano tutti per quanto riguarda la questione. Riflettono tutti, stanno pensando cosa fare. Capisco, beh, io la vedo come gli altri, ma non possiamo continuare così per sempre. Stasera dovremmo parlarne tutti assieme. Proprio oggi che il Tartaro si riapre, ovviamente. Ti prego, dimmi che è l'ultima volta che entriamo in sala docenti. Dammi sto elmo. Niente, vero? Wow, si è già fatto così tardi. Mio marito oggi non è a casa. Sono così sola. Potrei andare a cena con la professor Toriumi nel ristorante dove si giocano partite di... Com'è che si chiamava? Una sala di Mahjong? Spero di non perdere di nuovo, ma contro la Prof. Toriumi non ho speranze. E allora che ci vai a fare? Oh, ciao Star, come stai? La Prof. Toriumi non c'è, a dire il vero, la stavo cercando anche io. Star, dimmi un po', tu giochi a Mahjong? È davvero affascinante, i termini tecnici in particolar modo sono molto interessanti. Se ci gioco troppo mi resteranno in testa per giorni e giorni. Mentampiano Doradora Riki Patsu Kimitotsu Tsumu. Li pronuncio anche mentre dormo. Infatti è colpa mia se il mio povero marito non dorme bene. Vuoi che ti insegni gli altri termini tecnici? Anche se io ripeto solo ciò che mi ha detto la Prof. Toriumi.
Wow. Beh, per i principianti c'è solo Ricci. Poi alcune frasi intermedie come un adoro invertito. A quanto pare aspetti quella tessera o devi avere più di due Han. O frasi da esperti tipo hai una mano, vero? Ho tutte le tessere che stai aspettando e mangan per te. Finora ho avuto occasione di dire solo le frasi da principianti, ma la Prof. Torium è un insegnante molto paziente. Mi dice questa gettala via o non otterrei molti punti da quella giocata, io non la farei e quella tessera mi è caduta per sbaglio, non vale. Mi ha insegnato tanto ma non ho ancora vinto una sola partita. Credo che stia barando. Tanto, boh, sto professore, chi lo sa quando lo rivediamo. Allora, andiamo avanti? Se non hai programmi, vorrei fare una fermata prima di tornare. D'accordo, andiamo allora. Che bello che stiamo avanzando così velocemente. Ti ringrazio per il fatto che trovi sempre il tempo per me, ma non so se dovrei ordinare la stessa cosa dell'altra volta o provare qualcosa di completamente nuovo. Io andrei su qualcosa di nuovo. Ehi, sei tu che vuoi esplorare il mondo, non io. Sì. Beh, esatto. Se non parliamo a scuola, parliamo a casa. Ehi, tutti quelli che vuoi. Oh, che poi non è che stai visitando il mondo, stai visitando una città, eh. Non lo è. Non lo è per nulla. Arigato. Nokori sukunai yurusareta jikan o ii omoide ni dekisou da. Kimi wa watashi ni. Ehi, ti ho solo insegnato cos'è un hamburger, non è che ti ho insegnato chissà cosa. Cos'è che E chissà per quanto dureranno ancora questi ricordi. Percepisco la determinazione di Mitsu, il nostro rapporto si è rafforzato, anche perché onestamente lui Ryoji ci ha detto che dimenticheremo tutto dell'ora buia e tutto il resto, ma quindi dimenticheremo anche tutto quello che è successo fra di noi, la nostra amicizia, tutto quanto, o semplicemente l'ora buia e non sapremo niente delle persone e tutto il resto? Perché anche questo è importante, eh? E questo panino è davvero grosso. Quando vuoi, guarda, sta settimana degli esami è tutta per te. Sono stato con Mitsuru fino a quando non è arrivata l'ora di tornare. Yukari-chan, Però possiamo, volendo. Anche perché tocca a me. ニュクスと戦うということか。どんな相手かもわからないし、倒せない存在って話だけどな。お前こそ涼しい顔して、本音はどうなった？Tu io o tu lei? Ragazzi, so che per voi è un concetto totalmente nuovo, ma io è un anno intero che ci sto pensando. Da quando è iniziato questo maledettissimo gioco di ombre, io so che la mia fine arriverà il giorno stesso in cui è iniziato tutto, quindi tanto vale andare avanti. Esatto, senza saperlo tra l'altro. Adesso passa Junpei a parlare, quanto ci fai? Io sono...
Io adoro quando Junpei si arrabbia con Yukari perché ne ha sempre tutte le ragioni. Yukari ogni volta punzecchia Junpei nei punti sbagliati e lui si arrabbia con lei e fa benissimo ogni volta, fa davvero bene. Solo lui e Ryoji o solo lui e io? Pure. E allora che cazzo vuoi se non lo sapevo, deficiente? Lo so che lo sta dicendo ovviamente nell'impeto di rabbia. Ma che cazzo vuoi? Stiamo tornando indietro invece che andare avanti. Io non scapperò. Meno male che l'hai capito, deficiente. Sei stata tu a col... Lì hai sbagliato tu come al solito, Non è colpa di nessuno. Almeno l'ha capito subito questo giro, non come l'altra volta. Allora, mancano veramente 21 giorni. Mancano 21 giorni, che vuol dire che la prossima luna piena sarà proprio il 31. Prima del 31 dovremo entrare nel Tartaro di sicuro. Scomparirà di sicuro qualcuno. Junpei però vai su a leggere, maledizione.